Buongiorno a tutti. Oggi con noi abbiamo Alessandra Cordiano, docente di diritto privato presso l'Università di Verona. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Oggi Alessandra ci proporrà il suo lemma per il nostro lessico per un tempo a venire, che è confine. E per introdurre un attimo il tuo lemma, Alessandra, volevo condividere con te, con chi ci sta guardando, un'opera che è presente, un'opera della collezione Fasol che è presente negli edifici di Santa Marta, è un'opera di un artista italiano, Giovanni Ozzola, si intitola Garage, Sometimes You Can See Much More. Condivido un attimo sullo schermo così la possiamo vedere tutti. Quando mi hai proposto il tuo lemma confine, subito è venuta in mente quest'opera che in realtà quell'artista Giovanni Ozzola si ispira in parte a un lavoro di Hopper, una serie di lavori, Stanza sul mare, e consiste in questo video con un'inquadratura fissa di questa stanza che dà sul mare, quindi ci fa vedere in qualche modo uno dei confini a noi tutti familiari, quello dell'orizzonte marino, dove in qualche modo no, non vediamo terra al di là, ma in qualche modo questa linea d'orizzonte ci, come dire, ci dà l'idea di una sorta di soglia di passaggio tra il nostro spazio e uno spazio che è altro in qualche modo. Il lavoro di Ozzola è molto interessante perché questa stanza può venire chiusa da una sera cinesca e il video dura poco più di 2 minuti e mezzo e questa sera cinesca alternativamente chiude in qualche modo lo spazio, chiude la nostra possibilità di guardare verso l'orizzonte. Quindi c'è anche questa bella dialettica della possibilità di vedere e dell'impossibilità di vedere in qualche modo. E mi sembrava che questo lavoro di Ozzola un po' riguardasse anche la parola che hai scelto tu, dal punto di vista proprio della contemporaneità che stiamo vivendo ormai da qualche anno. E quindi ti lascio la parola a partire intanto come dire, da questo lavoro anche che tematizza anche la questione spaziale della percezione e quindi anche in qualche modo del confine. Sì, grazie. Grazie Nicola, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, direi che la scelta è perfetta, nel senso proprio che sometimes you can see much more significa proprio uno spazio che tu vedi, ma anche la sua percezione, quindi tutto quello che va oltre lo spazio meramente visto, sentito, toccato. E purtroppo, diciamo, lo spazio che guarda dal mare, lo spazio dal mare ovviamente rimanda dei confini purtroppo molto noti nella cronaca, nel senso che chiaramente gli attraversamenti via mare dei flussi migratori per la nostra nazione sono purtroppo all'ordine del giorno, nel senso il purtroppo sta rispetto chiaramente alla necessità di attraversarli e a tutte le vicende umane che vi sono incluse. E diciamo, mi è piaciuta l'idea della parola del lemma confine perché il confine tradizionalmente appunto rimanda a un'idea essenzialmente appunto spaziale e quindi per noi giuristi prima di tutto geografica, cioè la linea, no? Lo spazio che delimita la civitas romana e quindi il suo diritto e tutto ciò che è fuori dalla civitas. Per altro verso, se noi pensiamo ad esempio alle esperienze della xenia greca e quindi dell'esperienza dell'accoglienza, troviamo anche matrici non sempre univoche rispetto appunto a un confine di ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. Il confine giuridicamente non è mai stato solo l'idea geografica, l'idea spaziale solo appunto di una delimitazione, perché in qualche modo guardato dal nostro punto di vista il confine segna anche
come dire, un luogo di appartenenza e quindi un luogo di esclusione. Voglio dire, il diritto ha sempre avuto questa necessità, in ogni tempo, in ogni spazio, il diritto si è dovuto confrontare con la necessità di definire altri, definire ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, ciò che appartiene e ciò che ne è escluso. In questo modo la norma giuridica in qualche modo definisce ciò che è appunto ciò che è caratterizzato da quel marcatore di appartenenza e ciò che non lo è, in qualche modo fra appunto ciò che appartiene e ciò che non appartiene, fra ciò che aderisce a una certa normalità e ciò che è fuori in qualche modo da un'idea di normalità e quindi alla diversità. E in questa necessità, in ogni tempo e in ogni spazio, di regolamentare ciò che è dentro e ciò che è fuori, il diritto in qualche modo ha sempre diciamo ha sempre funzionalizzato, ha sempre risposto a quella sua vocazione di marcare l'appartenenza, e quindi funge in qualche modo risponde a quell'idea, a quella necessità di rispecchiare un'identità, quindi a un'appartenenza, e nello stesso tempo anche rappresenta un secondo rapporto, una seconda idea, quella di alterità, e quindi identità e alterità in questa sorta di doppio legame hanno sempre rappresentato l'idea di confine, appunto. In ciò si aggancia, se possibile, a mio avviso, la capacità del diritto in qualche modo non solo di definire pretese, tutelare interessi, codificare l'identità di un gruppo e quindi anche l'identità di altri, ma lo fa con una sua capacità razionalizzante, cioè l'idea è quella che il diritto in qualche modo riesca a sistematizzare anche una connotazione negativa che tradizionalmente appartiene all'altro perché è fuori dalla comunità di appartenenza, all'altro perché è diverso e quindi all'altro come opposto a un noi simbolico. E volevo chiederti, no, insomma, c'è già, come dire, siamo partiti da un'opera d'arte volutamente, e ci ha intanto, come dire, un po' aperto un panorama giuridico sullo statuto anche della parola confine, insomma, di alcune sue implicazioni. E mi sembra dalle tue parole che tu abbia anche fatto vedere, come tu avevi insinuato, come dire, il dubbio che il confine abbia però anche un senso più ampio di significati, nel senso che c'è un confine appunto spaziale, ma poi insomma ci hai parlato dell'alterità e quindi, come dire, come il confine determini anche delle, se vogliamo, delle soglie che non sono solo spaziali, ma che sono per esempio culturali, cioè sono di altre dimensioni, quindi come si fosse la parola confine, come dire, si ampliasse su un campo molto più vasto di quello che, come dire, il senso comune potrebbe pensare. E dei confini si possono fare anche degli usi in qualche modo. E quindi che, per esempio, implica, insomma, come dire, influisce anche sulle nostre vite secondo più piani. Come non so, per esempio, quello della sicurezza piuttosto che altri piani. Sì, direi che la scomparsa della sovranità statale, quella di ottocentesca memoria, no? Che consegnava una sorta di idea di confine strettamente geografico, essenzialmente geografico, che poi prende una dimensione economica, quindi una tutela dei confini in funzione di protezione, diciamo, essenzialmente economico-politica. Oggi se è possibile, penso che il tema dell'alterità, cioè, ovvero come quel paradigma che è definitorio dello straniero, che è di ottocentesca memoria, tutto sommato, porta con sé qualcos'altro. Cioè è come se il confine
cioè l'idea di alterità si è innestata su una rappresentazione sociale ancor più pregnante, perché si innesta su un'idea che non è solo quella della difesa dei confini spaziali, non è solo quella difesa dei mercati, quindi dei commerci, è una difesa altra, una difesa della propria identità, della propria cultura, della propria religione, ultimo fino alla tutela della propria integrità fisica. Oggi il discorso, la narrazione anche giuridica, che si ritrova anche nel percorso argomentativo, nella costruzione della norma giuridica, oggi diciamo catalizza, per così dire, le sue pulsioni negative verso la tutela della sicurezza, quindi la tutela dell'integrità della persona, che poi è anche un confine simbolico, perché la persona è naturalmente il suo spazio culturale, religioso, familiare, sono stili educativi, studi di vita. E quindi oggi, se possibile, appunto, penso quasi che nell'idea di straniero, irregolare, immigrato, extracomunitario, possibilmente che delinque, si realizzano tutti i meccanismi di alterità previsti dal dispositivo normativo. E tra l'altro, questo è tipico del diritto dell'immigrazione, non di altre tipologie, non di altri ambiti del diritto, si realizzano i meccanismi di alterità in una precarietà quasi, che sembra non mai stabilizzarsi in diritto. E questo lo abbiamo con questa normazione che continua a succedersi, con meccanismi sempre più anche difficili da decodificare, per cui è veramente anche un unicum rispetto ad altri settori del diritto. E diciamo che però c'è un però in questo, che l'illuminismo giuridico, il giusnaturalismo e l'illuminismo giuridico ci avevano però consegnato una grande eredità, che è l'eredità essenzialmente europea, diciamo, di cui troviamo traccia nelle nostre carte costituzionali e nell'assetto, diciamo, dei principi riconosciuti a livello nello spazio europeo. Ci aveva consegnato la teorica fondamentale dei diritti umani, come una sorta di barriera invalicabile, come una sorta di nucleo duro, un altro confine oltre il quale non è mai possibile invadere lo spazio dell'uomo, ovvero sia anche lo straniero irregolare, immigrato, per il quale appunto si realizzano questi meccanismi, queste stereotipizzazioni negative, magari non ottiene, non raggiunge lo spazio della cittadinanza, quindi i diritti della civitas, però non gli sono mai negati tradizionalmente i diritti fondamentali, la vita, l'integrità fisica, la salvezza, no? L'incolumità. E in questo modo, se vogliamo, si colloca esattamente in maniera proprio esplicita la Convenzione di Ginevra e ciò che poi è stato fatto successivamente alla Convenzione di Ginevra, cioè all'apertura verso coloro che fuggono da calamità naturali, da guerre, dalla fame, e quindi attraversano i confini per la necessità. Ecco, tradizionalmente a quel confine non si era mai opposto alcunché. Il pensiero in realtà di molti, è che quasi sembra che ci stia sfuggendo questo nucleo duro, quasi sembra che anche il discorso giuridico o l'uso che di esso ne viene fatto riesca ormai a invadere una sorta di confine tradizionalmente sacro, che è il confine dell'umano. Ecco, io penso che in questo senso il diritto abbia necessità di ritrovare le sue origini, appunto ritrovare quella soglia dalla quale ripartire, questa teorica dell'umano, senza la quale ogni discorso giuridico può farsi molto pericoloso, ecco, in un certo modo. Può essere ulteriormente strumento per usi altri. E ti chiedo l'ultima cosa, visto che poi hai fatto questa bella serie di traslazioni dalle accezioni geografiche e spaziali del confine a quelle più culturali, anche a quelle più interiori, se vogliamo, e anche quelle che riguardano poi la questione dei diritti, che, insomma, come ci evocava anche l'opera di Ozzola, è qualcosa che, insomma, che ci sta provenendo dal mare da qualche anno, come dire, a porci delle istanze
delle istanze fondamentali in qualche modo. E secondo te quale, insomma, che vie stiamo prendendo in qualche modo, cioè quando come stiamo reagendo anche dal punto di vista proprio della giurisprudenza a questa messa in discussione, cioè questa in qualche modo farsi sempre più sottile di quella confine, diciamo, illuminista di cui ci parlavi, appunto di quel confine oltre il quale non si deve andare, oltre il quale anche l'identità e l'integrità dell'umano vengono meno. Allora, questa è una domanda da $1 milioni, naturalmente, perché la questione migratoria ovviamente non saremo né la Cordiano né Turrini a risolverla in questo breve spazio, in questo divertissement, naturalmente. Diciamo, la questione migratoria è una questione estremamente complessa. È complessa perché, in primo luogo, perché si gioca, noi i giuristi dicono la solita cosa per cui è multi-governance e multilivello. Cosa significa? Ci sono molte agenzie normative che si occupano del fenomeno, che hanno competenza a farlo, quindi nazionali, sovranazionali, internazionali, c'è uno spazio europeo di competenza, quindi c'è una parte, un assetto, diciamo, propriamente strutturale che riguarda il problema della migrazione, che rende complicata la risoluzione. E la risposta più semplice è: guardate quanto è stato difficile, forse non so se appunto tutti seguono questo tema, ma insomma quanto è stato difficile arrivare a un patto per le migrazioni che è stato recentemente promosso e quindi pubblicato nelle agenzie europee. E come idea, il Parlamento aveva questa idea di, come dire, ripartiamo da qualcosa che ci appartiene, ripartiamo da un'idea condivisa, ripartiamo dall'umano, mi verrebbe dire. Poi non so esattamente, non è mia competenza dirlo, e bisogna ragionarci molto quanto ci siano riusciti. Quindi la prima non risposta che ti do è il ragionamento anche giuridico, è un ragionamento molto complesso perché, ripeto, da un punto di vista normativo ci sono molti interlocutori, questi interlocutori spesso, non spesso, ma a volte non parlano la stessa lingua, a volte non perseguono i medesimi interessi. E l'altro tema per cui ti rispondo che è molto difficile è immediatamente conseguente, è che il diritto all'immigrazione è un ambito fortemente complesso, cioè un ambito molto frammentato. Ricostruire un problema, dargli una soluzione univoca, è molto difficile. Per cui tu vedi nel diritto dell'immigrazione questi attori non sempre istituzionali, penso agli operatori legali dell'accoglienza, penso agli avvocati, ai magistrati, la questura, la prefettura, no? Tutti gli interlocutori di questo tema che si trovano diciamo tendenzialmente a lavorare per lo stesso scopo, ma spesso fortemente in antitesi. Quindi c'è anche una problematica di, come dire, di fiducia nell'altro, che manca, a mio avviso, in questo tema. Manca perché la retorica sull'immigrazione, quindi vado a dirti la terza non risposta, perché la narrazione retorica sull'immigrazione è negli ultimi anni una narrazione estremamente stereotipata, estremamente negativa. Sembra, ripeto, che alla questione migratoria siano ad attribuire tutti i mali, diciamo, del nostro tempo, dimenticando che in fondo se si parte e se si viaggia e se si prende la via, soprattutto quella del mare, c'è essenzialmente in primo luogo un bisogno umano, penso semplicemente al numero di minori soli che fanno ingresso ogni anno sul territorio italiano, e da questi bisogni noi dobbiamo ripartire perché altrimenti, come dire, perde tutto il senso, perde la funzione del diritto, che non è solo quella di contenere, ma è anche essenzialmente quella di promuovere, e in un senso di diritto molto più ampio della singola questione locale, quindi della singola causa o del singolo conflitto. La vocazione illuministica, se la dobbiamo riprendere, è quella di un'idea universale, da cui dobbiamo ripartire, altrimenti
credo che, ripeto, le derive siano molto pericolose. Non ho risposto, ovviamente, però non ce l'ho la risposta. No, ti ringrazio Alessandra, perché no, le tre no risposte sono significative anche un po' del, come dire, del nostro, della nostra contemporaneità, cioè sono in qualche modo dei problemi posti al pensiero, non solamente del diritto e della giurisprudenza, ma in senso più lato al, come dire, un'istanza di domanda culturale a cui, insomma, a cui il confine disciplinare, ecco, se c'è un punto in cui forse il confine a volte può essere allentato, anche il confine tra discipline dovrebbe un po' cedere per in qualche modo seguire quello che hai ben mostrato tu, cioè la stratificazione, la geologia di questioni, la complessità del tessuto che il diritto nel tuo campo deve manovrare. Quindi non ci sono tre risposte, perché forse dovremmo trovarle insieme in qualche modo. Insomma, un lavoro comune penso ci sia dietro. E insomma, tu hai fatto vedere molto bene che le cose sono più complesse, ma questa complessità va affrontata anche usando strumenti, come dire, che forse quello del non strumenti, diciamo, posture di pensiero come quelle dell'illuminismo, insomma, giuridico che hai citato, che insomma hanno qualche anno, però forse non sono così anacronistiche in qualche modo. Va bene Alessandra, ti ringrazio per la tua ricca presentazione, grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti, a tutte, arrivederci.